a tutti, siamo qua sul circuito di Ottobiano, io e il buon Luca Salvadori, perché per una volta finalmente ci sfidiamo in qualcosa in cui sono un po' più capace, cioè un po' più capace rispetto alla differenza che c'è di solito in moto dove mi asfalta. Ok. Sì, guarda che già va a mettere i puntini su lei, ma solo perché mi ha dato la paga prima sui kart. Devi fare poco il fenomeno. Non ne sa più quale scuse trovare. Oh! Ammetto che è stato buttato fuori, sennò mi avrebbe forse battuto. No, mi dava 16 mio giro, non l'avrei mai battuto. Comunque siamo qua sul circuito di Ottobiano perché abbiamo appena finito Heroes Race. Se non avete visto il video l'ho linkato qui sotto. E abbiamo fatto questo speciale perché stiamo per guidare qualcosa di veramente veramente figo. Bam! Pazzesco! Questa che avete appena visto è una meravigliosa Caterham e qui di fianco a me ho Luigi Borghi, l'importatore ufficiale di questa macchina. Luigi, due note tecniche su questa vettura. Sì, questa è una 485R, la discendente dell'R500 che è stato il modello di punta per tantissimi anni ed è un Euro 6 con 240 cavalli, un 2000 aspirato. Si sentono anche perché con 520 kg di peso la macchina spinge. 2000 aspirato il motore? 2000 aspirato, sì. È il Duratec modificato, un assemblaggio Caterham. Internamente pistoni Cosworth, cioè il meglio della tecnologia di questi anni riunito in questo motore, eccezionale. Questa qua che abbiamo è una vettura stradale o preparata da pista? Assolutamente stradale, non ha nessuna regolazione, non ha neanche l'assetto abbassato, è proprio assolutamente stradale. E per guidarla per strada serve il casco, giusto? No, assolutamente, la macchina è omologata, il casco io lo suggerisco perché è una questione di sicurezza, però comunque se si viaggia con un paio di occhiali che coprono bene gli occhi, nessun problema. Poi comunque si può aggiungere parabrezza, capot, finestrini, si può renderla adatta per l'uso invernale ovviamente. Bellissimo, e dato che siamo qua a Ottobiano, siamo dotati di casco, scarpe da formula. Direi che è ora di stringere e di provare a salire la Albert non sa cosa sta per rischiare. Aiuto. Ok, sono su questa fantastica Caterham con il buon Luca Salvadori che è al volante. Io ho veramente paura perché con le moto so che è capace, coi kart oggi ha rubato, però vabbè. Con le auto io sono preoccupato, ragazzi, ho paura. E fai bene. Devo aver paura? Parti! Se metti la prima magari. Ha messo la sesta. Ok, vedo che Luca ha qualche problema col cambio. Però bisogna perdonare il buon Luca perché non guida una macchina col cambio manuale da secoli. Non è facile riabituarsi al cambio manuale. Palle, ma c'è qualcosa che non sai guidare? Un problema a uscire, come si tolgono le cinture? Lo scarico quello, grazie. Sì. Stavo per metterci la mano e brasarmela. Ecco, occhio allo scarico. Una caratteristica della Caterham è quella di avere questo scarico laterale così a vista. E naturalmente quando ti fermi lo scarico è incandescente, quindi esattamente come per le moto devi fare attenzione a non appoggiarci sopra la gamba o la mano. Bella lì, adesso tocca a me. Potete evitare di far casino che qua stiamo lavorando, grazie. A me Albert. Ok, siamo pronti, sei pronto Luke? No, assolutamente no. Perché so quanto ho rischiato io prima e quindi so quanto rischierai tu adesso. E ho paurissima. Posso andare? Ecco, vedete quella fantastica GoPro Fusion che ho piazzato sul rollbar che doveva riprendere la guida dall'alto per fare un'inquadratura fighissima? Ovviamente non ha funzionato, dopo 3 minuti si è spenta. Quindi le uniche due inquadrature che ho sono queste. Purtroppo quella dal casco è un po' bassa, però è comunque divertente. Ecco, la cosa importante è capire che il focus di questo video, dato che avevamo 3 giri a disposizione e 3 giri a Ottobiano durano 40 secondi, non era la pulizia, il tempo, ma era cercare il traverso del secolo. Quindi la parola chiave di questo video è ignoranza.
quanto è divertente! Oh, ma sai che fa più paura starte di là che di qua? Eh no, grazie, grazie mille per questa notizia. No, no, star seduto lì mi sto cagando in mano. Qua, boh, tranquillo, far la spesa. Madonna, io sono più sudato qua che in moto. Mamma mia, mamma mia. No, allora, ammetto che non poteva non sembrare, ma quando mi è partito di traverso tanto là... Ti sei cagato. Stavo per morire tutte e due, lo so. Da lui, il fotografo probabilmente stavo la vista, per uccidere il fotografo. La vista più brutta di tutti. Però il fotografo, nonostante stesse per morire, è rimasto lì, prestando servizio con onore, continuando a scattare come un vero professionista, e ha fatto la foto del secolo. In poche parole, il fotografo ci ha visto di taglio che stiamo andando in faccia. Non è stata una bella. Però è ancora lì. Vabbè, comunque, opinioni su sta Caterham. Bene, opinioni sulla Caterham. Allora, è divertentissima da guidare. È una macchina veramente leggera, maneggevole, ed è quasi come stare su un kart un po' più grosso. Nel momento in cui inizi a guidarla, un po' di ignoranza tende naturalmente al traverso, quindi diventa anche facile intraversarla e fare dei bei traversi e divertirsi. Il volante è molto duro, come quello di un'auto da corsa vera, e questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché soprattutto per uno come me che viene dai simulatori di guida, in cui non hai lo spostamento laterale dell'accelerazione di gravità in curva, ma hai soltanto il motore che ti muove il volante, sui simulatori ti abitui a sentire tutto quello che fa dal volante. Ti abitui a sentire tutto quello che la macchina fa ascoltando le sensazioni del volante. Quindi quando una macchina ha un volante molto duro e diretto come quello della Caterham, tu senti tutto, senti perfettamente quello che la macchina sta facendo, un po' come un Formula. E questa cosa mi è piaciuta molto. La posizione di guida all'interno è come quella di un'auto da corsa, ricorda anche quella un Formula, infatti sei molto stretto. E i pedali sono molto vicini tra loro, quindi è consigliabile utilizzare delle scarpette da guida, da corsa, da auto. E la leva del cambio ha davvero un'escursione cortissima, è molto bella questa cosa, è davvero, è molto diretto, ce l'hai lì, pam pam pam, bello. Un'altra cosa veramente figa è che nel 2019 è in fase di organizzazione un campionato low cost monomarca con queste vetture qua in Italia. Dovete sapere che all'estero la Caterham va di brutto, ce ne sono un sacco. E il punto di forza di questa macchina è che oltre ad essere low cost è che è immatricolata. Quindi tu puoi andare in pista direttamente con la macchina, fare la gara e tornare a casa guidando la macchina. Quindi, come dicevo, stanno organizzando questo campionato per il 2019, prevedono griglie con tante macchine, addirittura con piloti che verranno dall'estero a correre. Quindi se volete sapere di più su queste vetture, su questo campionato, su come correre, su come provarla, iscrivetevi al canale YouTube, perché nel mese di settembre farò una prova in pista e avrò maggiori informazioni su questo campionato. E naturalmente ve le comunicherò con un video su questo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao ciao!